Ha preso il via nell'aula magna dell'Università di Teramo la quinta edizione del Forum Internazionale del Gran Sasso in programma fino a domani, sabato 1 ottobre. L'evento, incentrato sul tema Un nuovo rinascimento per l'Europa e il ruolo della ricerca e della formazione, vede la presenza di circa 400 relatori di tutto il mondo e di 25 tra ambasciatori e rettori delle università africane, partecipanti alla quarta conferenza per il partenariato euroafricano. Ma è importante perché l'Europa si trova, evidentemente, come sappiamo, in un momento di profonda crisi. Noi dobbiamo rifondare in un certo senso tutto questo continente. Ultimamente abbiamo avuto la conferenza sotto la presidenza francese per il futuro dell'Europa. Adesso quel futuro, in un certo senso, si trova minacciato dal fatto che abbiamo per la prima volta da tantissimi anni una guerra in Europa. E così è importante che ci impegniamoci tutti noi europei per, in senso di rafforzare la visione, il progetto europeo, e evidentemente in questo la ricerca, la formazione, soprattutto dei giovani, ha una grande importanza. Senza fondare bene le cose, non si può costruire veramente l'architettura necessaria per l'Europa del futuro. Iniziativa promossa dalla diocesi di Teramo Atri e dall'Università di Teramo ha l'obiettivo di promuovere il dialogo e la condivisione tra i centri di ricerca dell'intera Europa, perché l'Europa, spiegano gli organizzatori, è la culla dell'esperienza universitaria, ma ha bisogno di un rinnovato slancio nella e per la conoscenza. Ci sono 25 sessioni parallele promosse dai vari docenti universitari e anche responsabili dei centri di ricerca che approfondiranno tematiche specifiche sempre all'interno del tema generale, un nuovo umanesimo per l'Europa. E poi sabato, in momento di conclusioni, dove ascolteremo proposte per il futuro sia per il settore della ricerca sia per il settore della formazione, e poi ascolteremo anche proposte di continuità della Carta di Teramo, perché come si svolgerà il quarto partenariato euroafricano, ormai è una tradizione, è il quarto anno dopo la firma della Carta di Teramo, e quindi ascolteremo anche proposte che apriranno poi, mi auguro, prospettive anche per non solo l'impegno durante l'anno, ma anche per il prossimo forum che si svolgerà a settembre dell'anno prossimo.